Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video recensione. Devo dire la verità che questo è stato un protein weekend. Voglio provare insieme a voi le barrette, io sempre a 3 metri, le barrette proteiche che ho acquistato da Lidl e le ho pagate 99 centesimi per barretta. A marchio suppongo che sia Nutrient. Protein bar, gusto cioccolato e gusto vaniglia. Io direi di iniziare prima da questo cioccolato. La barretta in questione è gluten free, è da 55 grammi e i valori, aspettate perché sono scritti qua, per 100 grammi ha 421 calorie, grassi 17 grammi, poi carboidrati 42, zuccheri 29 grammi, fibre 4,4 e proteine 22,8. Ovviamente io sono qui per recensirvi le barrette, boccane sulla tabella nutrizionale e né sugli ingredienti. Perché voi ovviamente vi recate da Lidl, se la lista degli ingredienti fa a caso vostro o la tabella nutrizionale fa a caso vostro, la prendete, altrimenti no. Quindi io vi parlo del sapore, quindi del gusto, e mi rapporterò sempre anche al prezzo. Io inizio da questa al cioccolato e ve la faccio vedere nel dettaglio. L'odore è molto buono, suppongo che sia cioccolato fondente fuori, cioccolato al latte dentro. Sì, infatti c'è scritto dark chocolate. Wow! All'interno sembra tipo il riso soffiato. È buonissima! Fermi tutti! Wow! All'inizio ho avuto la sensazione, perché il cioccolato fuori è molto molto sottile, ho avuto la sensazione del Kinder Pinguì. Pinguì? Vabbè, quello. Wow, è buonissima. No, questa la dovete prendere, raga. Ho avuto subito quella sensazione. Wow, è buona. È ancora più buona anche per il prezzo. Mamma mia, per delle aspettative. Avevo delle aspettative bassissime, ve lo giuro. Ok, andiamo a provare vaniglia. È molto buona. Però la vaniglia è troppo. Cioè, veramente troppo stucchevole come barretta. Sì. L'odore è pazzesco, eh. Però per i miei gusti il sapore è troppo forte. La mia preferita in assoluto è cioccolato. È veramente molto molto buona, quindi ve la straconsiglio. Vaniglia anche se è molto buona, però sinceramente per i miei gusti è un po' troppo stucchevole, un po' troppo forte come gusto, ma non è che costano tantissimo, 99 centesimi. Io vi consiglio di fare una piccola scorta, poi vedete voi se li trovate, specialmente di cioccolato, ma anche vaniglia non è male, però vi ripeto, sono gusti. Cioè, so che sono usciti 3 o 4 gusti delle barrette nuove di Lidl proteiche, però io ovviamente non sono riuscita a trovarle. Se andate da Lidl, le vedete, le volete provare, avete la benedizione di Giulia e quindi potete prenderle. Quindi nulla, io spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se voi vi siete recati da Lidl per acquistare qualche prodottino della linea proteica, come vi siete trovate, sono troppo curiosa, quindi scrivetemelo giù nei commenti. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi auguro un buon weekend e noi ci vediamo lunedì con un nuovo video. Ciao!